Saluti Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Questo è un video che devi assolutamente vedere fino alla fine perché riguarda il progetto fitness e riguarda una cosa fondamentale da fare prima di cominciare qualsiasi tipo di esercizio. Riscaldamento, che si fa prima di iniziare l'allenamento, e il defaticamento, che faremo con una serie di esercizi di stretching da fare dopo l'allenamento. Seguili attentamente ed eseguili esattamente nel modo in cui ti dico e ricorda che vanno fatti ad ogni sessione di allenamento. Saranno 8 esercizi da eseguire per circa 30 secondi l'uno. Andiamo subito a vedere quali sono questi esercizi. L'obiettivo di questi esercizi è quello di riscaldare le articolazioni che maggiormente verranno messe sotto sforzo durante l'allenamento, quindi spalle, gomiti, bacino, ginocchia e caviglie. Avviamo il nostro amico timer e partiamo subito. Piccole rotazioni, braccia estese verso l'esterno, quindi non in questo modo, non superare mai l'altezza delle tue spalle e fai delle piccole rotazioni in avanti. Irrigidisci i deltoidi quando fai questo esercizio, quindi i muscoli delle spalle. Fermo, indietro. Quindi questa volta la rotazione va fatta all'indietro. Irrigidisci i deltoidi quando vai a fare questo esercizio e prova a chiudere le scapole quando vai indietro. Quindi tirare in fuori il petto e chiudere le scapole quando vai indietro. Ok, da questa posizione passiamo alla chiusura in avanti. Apertura delle braccia deve essere sempre la stessa. Tocca le punte delle dita davanti a te e poi torna ad aprire nuovamente. Quando vai ad aprire, non superare mai la linea delle tue spalle, quindi non andare troppo indietro, ma rimani a questa apertura. Mediamente la ripetizione deve durare un secondo. Ok, stavolta andiamo a chiudere verso il basso. Stessa cosa, non superare mai l'altezza delle tue spalle, quindi vai giù e sali di nuovo. Rigide sempre le spalle. Devi già cominciare a sentir bruciare le spalle. Ok, da questo esercizio passiamo a riscaldare i gomiti. L'articolazione del gomito va semplicemente riscaldata in questo modo. Fai dei cerchi con le braccia, quindi solo l'avambraccio si muove. La parte superiore del braccio resta ferma, solo l'avambraccio si muove. Puoi farlo sia internamente che esternamente. Puoi fare anche 15 secondi e 15 secondi. E dopo questo esercizio andiamo a riscaldare i polsi. Puoi riscaldarli in questo modo, internamente o esternamente, o altrimenti incrocia le dita e fai delle rotazioni con entrambi i polsi, e non troppo rapidamente. Dobbiamo riscaldare, quindi non dobbiamo farci male già al riscaldamento. Ok, successivamente andiamo a riscaldare il bacino. Facciamo delle flessioni verso l'esterno. Uno e due da entrambi i lati, e ricorda di non fare questo né questo. Devi rimanere dritto e andare da un lato. Ti consiglio di aiutarti cercando di andare a toccare l'esterno del ginocchio. Quindi questo esercizio per 30 secondi. Passiamo a un altro esercizio per quanto riguarda la parte bassa della schiena. Divarica leggermente le gambe e cerca di toccare il pavimento con le punte delle dita, senza però inarcare la schiena. La schiena deve rimanere dritta. Non importa se non arrivi, però il tuo obiettivo è quello di sentir tirare questa parte di qui. Quindi 30 secondi, andiamo a fare questo esercizio. Ok, è arrivato il momento di riscaldare la parte bassa del corpo. Quindi andiamo sulle ginocchia. Ginocchia, ti mostro due esercizi per il riscaldamento, che sarebbero rotazioni concentriche delle ginocchia, di entrambe le ginocchia, e poi dei mezzi squat. Per quanto riguarda le rotazioni delle ginocchia, vai in questa posizione, quindi gambe leggermente flesse, poggia le mani sulle ginocchia e vai a fare dei cerchi, vai a disegnare dei cerchi. L'apertura dei piedi è quella naturale, cioè la stessa apertura a distanza delle spalle. Poggia le mani sulle ginocchia e vai a fare dei cerchi. Questo esercizio per 30 secondi. Puoi farlo da un lato, puoi farlo dall'altro,
che ti consiglio 15 secondi da un lato e 15 dall'altro, o altrimenti puoi farlo internamente ed esternamente. Per quanto riguarda invece il riscaldamento muscolare delle gambe, andiamo a fare dei mezzi squat. L'apertura dei piedi deve essere leggermente superiore alla distanza delle spalle, la punta dei piedi deve essere rivolta alle 10:10, le mani devono essere portate al centro del petto e quando vai giù non devi andare a toccare il quadricipite, non devi fare lo squat completo, ma arrivare a un'angolazione con le ginocchia di circa 45 gradi. Te lo mostro di lato. Questa angolazione va più che bene. Quando fai lo squat non devi ovviamente cercare di rimanere sull'asse, perché altrimenti rischi di cadere indietro. La prima cosa che devi fare è buttare il culo indietro, quindi non devi fare questo, ma è il culo che esce verso dietro, e andare a fare un piegamento. Angolazione del ginocchio a circa 45 gradi e sali nuovamente. Questo esercizio lo fai per 30 secondi. Completato il riscaldamento, vai a fare delle piccole rotazioni con il collo per circa 30 secondi da un lato e 30 secondi dall'altro e sei pronto per cominciare. Passiamo adesso al defaticamento post workout. Questi esercizi che ti ho appena mostrato sono quelli da fare prima di cominciare l'allenamento. Questi che sto per mostrarti sono da fare immediatamente dopo per rilassare i muscoli. La cosa migliore da fare sarebbe di fare riscaldamento e poi defaticamento coinvolgendo i distretti muscolari che sono stati interessati durante l'allenamento. Quindi se per esempio per quella giornata di allenamento hai lavorato prevalentemente sulle braccia, cerca di concentrare il riscaldamento e il defaticamento sulle braccia e sulla parte alta del corpo. In questo video ti mostrerò degli esercizi di defaticamento però che riguardano sia la parte alta che la parte bassa del corpo. Cominciamo con le braccia. Stendi un braccio davanti a te, che sia il destro o il sinistro non importa. Ricorda di non superare una certa altezza, il braccio deve essere alla stessa altezza della spalla, dritto davanti a te. L'altro braccio va a toccare il gomito e devi tirare il gomito internamente al petto. Devi tirare, non lo devi accompagnare. Non è neanche il braccio che deve chiudere, deve essere questo che deve tirare verso il petto. 30 secondi. Dovresti sentir tirare tutta questa parte qui. Stessa cosa poi, 30 secondi, vai a fare con l'altro braccio. Quindi, braccio dritto davanti a te, non superare una certa altezza. E vai a tirare col braccio opposto, non qui, perché altrimenti pieghi il gomito, ma sopra il gomito. E anche qui la parte interessata che dovresti sentir lavorare dovrebbe essere questa qui. Altro esercizio di defaticamento e allungamento per quanto riguarda le braccia è un esercizio simile a quello che ti ho appena mostrato, ma va fatto sopra la testa. Quindi alza un braccio sopra la tua testa, l'altro braccio passa dietro la testa, quindi in questo modo, afferrando il gomito devi tirare, quindi non è questo braccio che spinge da questa parte, ma è questo braccio che tira. Attenzione quando vai a fare questo movimento, non accompagnare col busto, perché al momento non ci interessa allungare il busto, ci interessa allungare soltanto il rotondo e il dorsale. 30 secondi questo esercizio, dopodiché scendi, rilassi un attimo e torni su con l'altro braccio per cambiare lato. Non importa tirare con tutta la tua forza, perché se anche con poca forza senti già i muscoli che si stanno allungando, quello va bene. Perché ovviamente se tiri troppo forte rischi di causare stiramenti o addirittura strappi. Esercizio per rilassare la parte superiore della schiena, e cioè i distretti muscolari che sono tra le due scapole, vai a incrociare le dita dietro la tua schiena, gira le mani verso il basso e tira. Anche questo esercizio non lo fare con il massimo sforzo per 30 secondi. Quando lo fai, ricorda che il petto deve essere tirato verso l'esterno. Se sei più comodo con le mani rivolte verso l'alto, fallo in questo modo piuttosto che in questo. Anche questo esercizio per 30 secondi, una volta che hai completato, leggermente ritorna nella posizione, quindi da questa posizione lentamente ritorna e porta le mani davanti a te. Ricorda che durante il riscaldamento e durante il defaticamento i movimenti non vanno fatti a scatti o rapidamente.
devono essere movimenti accompagnati. Ok, esercizi di defaticamento per il tronco. Un po' come abbiamo fatto per il primo esercizio, andiamo ad afferrare dietro il gomito e cerchiamo di portare questa mano al centro delle nostre scapole. Quindi in questo modo. Non devi girare la testa dall'altro lato, devi continuare a guardare avanti. Questo esercizio va fatto per 30 secondi. Ricorda di non fare questo, ma deve essere semplicemente una rotazione del bacino. Stessa cosa andiamo a fare dall'altro lato. Rotazione del bacino. Mentre nel primo caso i muscoli interessati erano questi, con questo esercizio, aggiungendo la rotazione del bacino, devi sentir tirare gli obliqui. Il torso è completamente ruotato, mentre la testa deve continuare a guardare avanti. 30 secondi anche questo esercizio e si ritorna lentamente nella posizione di partenza. Apri leggermente i piedi, un po' di più rispetto all'apertura delle spalle. L'obiettivo è quello di portare il palmo della mano a contatto col terreno. Attenzione, quando ti abbassi, mi raccomando, non fare questo. Non è l'inarcamento della schiena che ti deve portare giù, ma è la flessione del bacino che deve accompagnare tutto il busto. E con le braccia stese verso il basso, il tuo obiettivo deve essere quello di andare a toccare il pavimento. Non importa se non ce la fai, l'importante è che durante l'esercizio senti tirare la parte posteriore del quadricipite femorale. Quindi partiamo dalla posizione in piedi, apriamo leggermente i piedi, maggiormente rispetto alle spalle, puntiamo le nostre mani per terra con le braccia stese e andiamo giù, non inarcando la schiena, ma accompagnando con una flessione in avanti del bacino. In questo caso non devi fare dei molleggiamenti come facevamo per il riscaldamento, perché qui l'allungamento deve essere continuo. Quindi arriva fino al punto di massimo allungamento, fino a dove riesci ad arrivare, e mantieni la posizione per 30 secondi. Una volta passati 30 secondi, ricorda di tornare su lentamente e concludiamo il defaticamento con un esercizio di allungamento del quadricipite. Apertura naturale delle gambe. Se non ce la fai a prendere la caviglia con la mano dello stesso lato, puoi prima incrociare e quindi andare a prendere prima la caviglia con la mano dell'altro lato e poi effettua il passaggio. Puoi anche poggiarti se non riesci a mantenere l'equilibrio. L'ideale però sarebbe quello di mantenere l'equilibrio e fare lavorare anche gli addominali con questi micro movimenti che si vanno a fare per mantenere l'equilibrio. Un trucchetto, molti dicono guarda lontano, fissa un punto, o alcuni dicono fissa un punto a 45 gradi davanti a te. La verità è che una volta che acquisisci l'equilibrio giusto non hai motivo di andare a guardare punti fissi, quindi trova il tuo modo per trovare l'equilibrio e mantieni questa posizione per 30 secondi. Andiamo a correggere la posizione. La posizione corretta non è questa, la posizione corretta è le ginocchia devono essere sulla stessa linea e il tallone deve toccare il gluteo. Mantieni questa posizione per 30 secondi. Altro dettaglio, guardando da una vista frontale, ricorda che il ginocchio non va mantenuto aperto, ma va mantenuto il più chiuso possibile. L'ideale sarebbe a contatto con l'altro ginocchio. Dopo che hai fatto 30 secondi di questo esercizio, accompagna portando avanti la gamba e poi scendendo il piede. Quindi non fare questo movimento di qua, perché ricordati che nella fase di tensione il muscolo è come un elastico, quindi se tu lo lasci improvvisamente potresti farti male. Andiamo a fare lo stesso esercizio per 30 secondi dall'altro lato. Mi raccomando, cerca di tenere a mente tutte le correzioni che ti sto mostrando in questo video, perché l'esecuzione corretta di ogni movimento è molto molto importante, sia per fare bene l'esercizio, soprattutto per non farti male. Bene, abbiamo fatto i nostri 30 secondi di stretching del quadricipite. Direi che il pre-workout e il post-workout sono stati completati. Questi sono esercizi che ovviamente con la VR hanno poco a che fare. Sono semplici routine di riscaldamento e defaticamento che però vanno fatte anche se ti alleni in VR, perché trattandosi di esercizio fisico il muscolo deve essere prima riscaldato e poi allungato e rilassato. Bene, spero che gli esercizi non siano troppo complicati per te. Fammelo sapere tra i commenti. Like, iscrizione e campanella con tutte le notifiche. Supporta il canale utilizzando il tasto grazie sotto al video. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in allenamento. Saluti Marmaglia.